Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo proprio da Cecilia Capece, che muore a Campi nel 1753, quindi pochi anni prima che San Pompilio giungesse nella nostra cittadina. Cecilia Capece aveva sposato alla fine del 600, 1699, Giovanni Enriquez, marchese di Campi e principe di Squinzano, e a sua volta era diventata marchesa di Campi e principessa di Squinzano. I due coniugi ebbero tre figli, Gabriele Agostino, Enrico Enriquez, il futuro cardinale, e una bambina, Antonia, che diventerà suora benedettina. Ecco, noi sappiamo molto di questi signori di Campi, forse gli ultimi veri signori di Campi che hanno illustrato con le loro opere che noi possiamo ancora vedere, veramente la nostra cittadina. Queste notizie ce le dà Mario Crescimbeni, Notizie storiche degli Arca di Morti, è un libro del 1721. È molto interessante perché, parlando di Don Giovanni Enriquez, dice proprio così: fu Don Giovanni educato in Campi, e siccome questa terra è stata sempre ferace di uomini savi e letterati, così ebbe agio di compire in essa gli studi delle lettere umane, della lingua greca e della filosofia. Possiamo dire che Giovanni Enriquez sia stato uno dei tanti alunni delle scuole pie di Campi. Nel secolo precedente era avvenuto un po' il contrario, erano stati i padri Scolopi ad andare a casa nel palazzo marchesale a fare i precettori, anche ai tempi di San Giuseppe Calasanzi. Poi le cose cambiano e nel Settecento, fine del Seicento, nel Settecento sono anche i figli dei marchesi a venire qui, in questa scuola. Lettere umane, lingua greca e filosofia. E poi, quando diventa marchese di Campi, si dice così: siccome egli era d'animo grande e di genio signorile, così frequentemente durante l'anno prendeva il pensiero di dare non solo al suo stato, al feudo di Campi, ma alla provincia tutta, divertimenti con dilettevoli cacce, composizioni pastorali, con belle commedie in prosa e con nobili drammi musicali, uno dei quali egli medesimo il compose e fu messo sotto le note in Napoli, fu rappresentato in Campi con gran concorso ed applauso. Stiamo parlando di tre secoli fa. Questo è stato scritto nel 1721. Quella di Giovanni Enriquez, di Cecilia Capece e di Gabriele Agostino era veramente una famiglia di letterati. Anche Gabriele Agostino studia qui nelle scuole pie, una famiglia di letterati. Vengono accettati, e non era facile, nell'Arcadia nel 1708, fanno parte dell'Arcadia perché producono vari componimenti, sono stati tutti pubblicati con testi dell'epoca. Le rime degli Arcadi è intitolato il testo, in vari volumi. Noi dei nostri principi conserviamo rispettivamente Cecilia Capece 5 sonetti, Giovanni Enriquez 14 sonetti, Gabriele Agostino il figlio 30 composizioni tra sonetti e canzoni. Vi posso assicurare che sono molto molto belli, molto validi. Certo, il linguaggio è un po' quello del Settecento, però anche la carica umana che traspare da questi testi è veramente interessante, veramente importante. A volte ci prefiguriamo questi nobili come staccati dal mondo, dalla,
dal popolo. Invece questi signori fanno trasparire veramente una capacità di immedesimarsi anche nella... Addirittura si accenna sempre in questa biografia al fatto che ampliò il castello marchesale per dare la possibilità alla gente, ai muratori, agli artigiani dell'epoca di lavorare. Ecco, e questo è un altro aspetto che torna a loro. Per concludere questo mio intervento ho deciso di leggere tre sonetti, sono molto brevi, tre sonetti, uno proprio di Giovanni Enriquez, uno di Gabriele Agostino del figlio e per concludere con uno di Cecilia, l'ultimo. Di Giovanni Enriquez ho scelto un sonetto al quale possiamo dare il titolo di Natale. I sonetti naturalmente prendevano il titolo dal primo verso. Vediamo come ci descrive il Natale. E Giovanni Enriquez parla da parte di Dio di amorosa gelosia. Cioè Dio che ama l'uomo di un amore talmente forte che ne diventa geloso e non può stare lontano da lui. Leggo. Mosso da un'amorosa gelosia, l'infinito, invisibile, immortale, si scuopre al mondo e quasi il cielo oblia. Per noi far dei si fa tra noi mortale. Nasce e alla notte il sol la luce invia per indorar di Cristo il di Natale. Nel cupo verno i fior la terra cria per infiorar la culla sua regale. Saggi amici pastori, al Dio che nasce, formate voi leggiadro e nobil serto di fronde e fior per coronarlo in fasce. Offrite all'infinito e divin merto gli affetti vostri, onde sol Dio si pasce, che io gli ho dell'alma impegno il cuore offerto. Quindi i fiori, le luci, per carità è Natale, lo facciamo anche oggi, però è bello la conclusione, quello che Dio veramente vuole da noi è l'affetto vostro, vuole che l'amore suo così geloso sia ricambiato. E conclude, l'esempio ve l'ho dato io perché gli ho dato impegno il mio cuore come un racconto, perché poi gli darò la mia anima. Sentiamo ora il sonetto di Gabriele Agostino, è intitolato Alla Beatissima Vergine. Gabriele Agostino in questo sonetto parla di tempeste, di tuoni, di lampi, di mare in burrasca, di venti impetuosi, parla del suo viaggio in nave, un viaggio veramente avventuroso, un viaggio iniziato sotto i migliori auspici, ma che poi si è trasformato in qualcosa di senza speranza, in un'avventura senza speranza. Ecco il ricorso finale alla Vergine. Naturalmente possiamo vedere un'allegoria della vita in questo sonetto di Gabriele Agostino. Quel denso nuvolo rio che in lontananza spuntare io vidi, allor che in pace l'onde solcar credeami, e dalle ferme sponde io sciolsi, come ora per me si avanza.
e tu ti apovi in orrida sembianza, i raggi al chiaro sol turba e nasconde. E irato Borea il suo rumor confonde con gli alti gridi miei fuor di speranza. Tuoni e fulmini, ahimè, che far de Gio? Il ciel minaccia e il chiaro flutto freme di mille sue saette al torbo lampo. Vergine madre, ah, tu soccorri al mio sdrucito legno. Il vento e il mar lo preme, la terra è lungi e non ho guida o scampo. E questo così finisce il sonetto di Gabriele Agostino, che morirà senza figli e con lui si estinguerà naturalmente la dinastia degli Enriquez a Campo. E concludiamo con un sonetto di Cecilia Minutolo Capece. Muore il marito Giovanni, e la coincidenza è stranissima, il 19 maggio del 1715. Sono esattamente 300 anni. Sono sepolti tutti nella nostra chiesa madre, ci hanno lasciato la Campi che noi vediamo e ci hanno lasciato anche queste opere letterarie. Cecilia Capece resterà sola dal 1715 al 1753, quasi 40 anni vedova, ma non si fermò. Non si lasciò andare, non si lasciò prendere dal dolore e dallo sconforto, e continuò a essere protagonista a Campi di tante e tante opere che si possono vedere ancora. Ma al momento della morte del marito non può non manifestare il proprio dolore. Quindi questo sonetto sicuramente ha una data, è del 1715. Questo che sto per leggere ha 300 anni. Si rivolge al marito, lo aveva già fatto con un altro disperato sonetto, quando dice: ahimè lo sposo, ahimè la fida scorta, gita e sotterra. Era un dolore disperato il suo. Qualche tempo dopo gli parla così: alma diletta, che dal ciel mi ascolti, odi i lamenti miei, odi il mio pianto. Sai che ad altrui per te sembrava incanto la vita mia per tanti beni accolti. Sai che menava i giorni lieti e sciolti d'ogni incarco terren, serena o quanto. Or in un punto, col suo nero ammanto, funesta notte i rai del sol m'ha tolti. Che debbo far tra questo scuro e fosco aere mi ispira? E sì, guida e conforto in questa pena mia, ch'io ben conosco esser grazie del ciel, perché de morto si infettino i di miei d'amaro tosco, per poi trovar la lieta pace in porto.